Ciao Carlotta. Ciao. Vedo che qua c'è una bellissima mostra. Grazie. Ci porti ad illustrare la tua attività? Certo. Allora, partiamo dalla vetrina. Qui c'è un quadro dedicato alla città di Bobbio. Si vede la Mona Lisa in versione paperina, perché come da tradizione si sa che nel dipinto di Leonardo come sfondo c'è il Ponte Gobbo, quindi le banconote di sfondo hanno il Ponte Gobbo. Inoltre ha due corna perché rappresenta il diavolo che cambia la sua forma da iconica di uomo, diventa una donna, e si dice che il Ponte Gobbo sia stato costruito da San Colombano, che ha ingannato il diavolo dicendogli che se l'avesse costruito in una notte gli avrebbe regalato la prima anima che sarebbe passata sopra. La prima anima però è stata un cane, quindi il diavolo si è arrabbiato e ha dato un colpo al ponte che l'ha fatto tutto irregolare. Quindi questo è il quadro. Nascosti ci sono dei dettagli che vanno scoperti. Ora entriamo. Ti seguo. Ok, qui c'è un trittico. I francobolli sono vari e selezionati per una via, salti il becco, geratizzazione, qui abbiamo una serie dei calendari dell'avvento che ho fatto, uno per ogni giorno dell'avvento per Natale, partendo dal primo, e questo è l'ultimo e si chiama tra il 24 e il 25. Vi lascio scoprire perché. Poi abbiamo il 377 calorie, che è la confezione dei Kellogg's, e a fianco banana, che è un decollage, quindi francobolli di sfondo molto più vecchi, con sopra quelli dei Castelli d'Italia, ed è strappato come faceva Rotella negli anni 60 nella pop art. Infatti vi riprende una banana. Ma qua c'è lo specchio. Poi abbiamo i due quadri dedicati alla pandemia, li ho fatti a marzo, e sono Tokyo e Carestia. Carestia è proprio nel momento in cui c'era svuotavano i supermercati, non si trovava per esempio il lievito, quindi ho rappresentato il lievito che viene cercato da tutti, e questa è la mano di aprile. Stallona messicana. Stallona messicana si illumina con la luce UV. Infatti si vede il riflesso, cioè Woodstock che si illumina. Anche qui sono nascosti dei dettagli che sono da trovare. Nella doccia. La doccia. Questa è Fridak, quindi Frida versione paperina, e sotto ci sono i francobolli di Frida Kahlo, ed è una lampada stampata in plastica riciclata con la stampa a 3D. Di qua c'è l'oroscopo, le stampe dei segni zodiacali, sempre su base di francobolli, ognuno rappresenta il segno zodiacale. Con la stampa. Poi questa è la stampa dedicata a Bobbio, quindi abbiamo le banconote del quadro della vetrina, e questa rappresenta proprio il Ponte Gobbio, si chiama proprio Pronti a virare, che ha molti significati, il principale è una virata emotiva, non virata di una nave come sembra. E gli ultimi, c'è del reale. Che ricorda il cereale che abbiamo visto di prima, e questi due sempre dedicati alla pandemia. Ti faccio il riassunto: è DPCM. DPCM c'ha oro 24 carati. Sì. Ecco. Adesso per concludere, ci dici il tuo rapporto con Disney? Il mio rapporto con Disney? Allora, fin da piccola ho sempre amato Disney, penso come tutti i bambini, però poi crescendo ho capito che non solo aveva un significato di felicità, ma c'era dietro molto altro, molti significati profondi, e che va visto più volte, per esempio lo stesso film che ha molto da raccontare, e trovo Walt Disney un grande imprenditore, e quindi lo ammiro anche per questo. Ti ringrazio della tua cortesia, ti faccio i miei complimenti. Grazie mille. E alla prossima mostra. Grazie, ciao.